Allora, buonasera a tutti, scusate del piccolo ritardo, ringrazio della presentazione e appunto adesso, come dire, ci intratteniamo un po' insieme a quest'ora un po' strana, non so se voi avete cenato e come dire, siete anche più ben disposti all'ascolto. Io ho un po' il problema di queste luci che fanno un po' dal terzo grado, ma spero di riuscire. Non dico a vedervi, ma almeno ad intravedervi, perché ho bisogno un po' di vedervi. Ad ogni modo, che cosa possiamo dire, su questa passione che, sicuramente rientra nel termine che è stato scelto quest'anno dal festival, no? Cioè l'agonismo, per l'appunto. Io ho già avuto modo di, anche attraverso qualche intervista, qualche conversazione e così via, di precisare che per me agonismo ha un significato abbastanza positivo, mentre invece il problema, diciamo, oggi è che noi sfociamo sempre più nell'antagonismo piuttosto che nell'agonismo. Ma su questo poi semmai torniamo. Ma certamente l'invidia fa parte dell'antagonismo, piuttosto che dell'agonismo. E che cos'è? È bene capirsi subito, no? Cercare un attimo subito di definirla. È una ben strana cosa, perché significa provare invidia significa soffrire per il bene dell'altro, soffrire di fronte al bene dell'altro. C'è poi una versione negativa, se questo non bastasse, che appunto a cui Nietzsche aveva dato un nome molto preciso, la Schadenfreude, che in italiano traduciamo gioia maligna, perché non c'è un'unica parola, forse perché appunto noi, diciamo, noi italiani siamo più buoni, non lo so, non abbiamo inventato una parola per una cosa così terribile, che è godere del male dell'altro, no? Pensiamo per esempio, invidiamo un amico perché è bello, ha successo, ha talento e così via. Poi magari un giorno questo ha un incidente, si rompe una gamba e dentro di noi c'è quella punta, di soddisfazione inconfessata che per l'appunto ci fa godere, del fatto che anche lui in qualche modo, sia caduto. Quindi, insomma, abbiamo a che fare quando mi proposero di occuparmi di questa particolare passione nella collana dei vizi capitali, dove c'è la superbia, la lussuria e così via. Mi resi subito conto che era proprio la più brutta di tutte, cioè non c'è, diciamo, non c'è redenzione per l'invidia. Perché passione triste? Questa è una cosa che spesso mi viene chiesta, che spesso appunto cerco di spiegare, perché appunto implica una sorta di depotenziamento del sé, eh? Non ha niente a che fare con la malinconia, con la tristezza nel senso così comune del termine. È qualcosa che succhia energie, perché avvelena, perché intossica. Tutte le metafore filosofiche, letterarie e così via, sull'invidia, rimandano tutte a questa idea di intossicazione, di avvelenamento, no? Di questo rancore che si, no? Che è lì, che implode, che appunto che non esplode, che non si manifesta, perché l'invidia non si manifesta, perché nessuno di noi ha il coraggio di confessare di essere invidioso, cioè noi diciamo: ah, se stai partendo per la Sardegna, che bello, quasi quasi ti invidio, io devo rimanere in città. Ma questa è la forma blanda dell'invidia, è la forma, diciamo, colloquiale. La vera invidia non si confessa mai. Perché appunto perché poi non si confessa mai? In realtà c'è una ragione molto precisa, perché l'invidia è una passione che nasce dal confronto con l'altro. La domanda, tutti coloro che si sono occupati di invidia riportano questa domanda, no? Perché lei, lui sì e io no? Allora, tutto questo vuol dire che
questa passione è assolutamente relazionale e quindi vuol dire che se io ammetto di essere invidioso, sto ammettendo la mia inferiorità. Dire sono davvero invidioso di quella persona significa che io denuncio in quel momento, dichiaro la mia inferiorità rispetto a quella persona. E questo ovviamente nessuno di noi, soprattutto appunto in una società, come dicevo oggi in un'altra conversazione, no? La società dello spettacolo, la società dell'apparire, la società dell'essere vincente a tutti i costi e così via, nessuno ammette la propria di essere qualcosa meno, anche un pizzico meno dell'altro, no? Cioè proprio questo narcisismo delle piccole differenze. So che c'è stato anche Re Calcati che ha parlato dell'elogio del fallimento, no? Che è esattamente il contrario di quello che in qualche modo fa e produce l'invidioso. Dunque, invidioso di che cosa? Abbiamo detto un po' che cos'è, ma invidioso di che cosa? E beh, la cosa interessante è che l'oggetto non ha molta importanza. Cioè, io invidio una mia amica perché ha un bel vestito, mettiamo. Ma il vestito non ha molta importanza. Anche proprio la invidio per un talento, non ha molta importanza. Quello che importa è l'essere dell'altro, è per questo che è una passione così, così pericolosa anche, no? E così depotenziante per l'appunto. Perché io non invidio l'avere. Sì, quella è la facciata superficiale, ma quella più profonda è che io invidio l'altro perché è l'altro. E infatti è una passione assolutamente, come si dice, diadica, no? È fra me e l'altro, in cui l'oggetto ha un'importanza assolutamente secondaria ed è questo che la distingue, per esempio, questo è interessante, no? Precisarlo, dalla gelosia, su cui diciamo molte lingue fanno più confusione ancora dell'italiano. Per esempio la lingua francese usa molto di più jalousie per dire invidia, perché envie vuol dire invidia, ma vuol dire anche voglia, che lì sarebbe interessante fare tutto un ragionamento etimologico, ma non vi annoierò su questo. Per farla breve, la gelosia è invece una struttura triadica, cioè tra me, l'altra, adesso parlo al femminile perché essendo io una donna faccio l'esempio al femminile, che competiamo per un oggetto, dove l'oggetto amato ha un'assoluta importanza. Allora, come si dice, no, l'invidia è il desiderio di possedere ciò che l'altro ha e di essere ciò che l'altro è, mentre la gelosia è una passione che deriva dal timore di perdere ciò che si ha. Dunque, noi siamo molto più indulgenti verso la gelosia che verso l'invidia. Tutto sommato la capiamo di più quando non arriva, come dire, allo stalking e al femminicidio, no? Come appunto oggi succede, no? È chiaro che lì c'è una deriva violenta, no? Anche della gelosia. Dicevo prima, l'invidia non si confessa e un'altra cosa importante è che non si vede, non dà segni. Noi come facciamo a sapere se qualcuno, un amico, un'amica, un collega, è invidioso di noi? Sì, poi lo sentiamo in qualche modo, no? Però non ci sono segni visibili come ci sono negli altri vizi capitali, per esempio, no? Cioè l'alterigia del superbo, lo sdarsi del lussurioso, la fame della gola e così via. C'è un segno che appunto è stato notato addirittura fin dai greci, i quali
stranamente e sorprendentemente si sono occupati di invidia e hanno trovato delle strategie per rispondere. Questo segno è quello che viene chiamato lo evil eye, cioè l'occhio maligno, l'occhio diabolico. E se ci pensate un attimo, a volte ci capita di cogliere, no? Nell'occhio di qualcuno che ci sta invidiando quella sfumatura avvelenata che ci arriva addosso, senza che possiamo difenderci, perché è difficilissimo difendersi dall'invidia proprio perché non è esplicita. Non riusciamo ad avere strumenti per combattere qualcosa di così obliquo, no? Di così implicito. E l'altro aspetto, un altro aspetto è che poi ha a che fare con la metafora, le metafore dell'avvelenamento, del rodimento e così via. Si dice l'invidia è un vizio senza piacere. Che vuol dire questo? Vuol dire appunto che non ne ricaviamo alcun piacere, come invece lo ricaviamo dalla gola, dalla lussuria, dall'avarizia e così via. C'è una sorta di piacere perverso che riguarda soprattutto la gioia maligna, e appunto, come faccio anche nel libro, nel libretto sull'invidia, riporto una citazione da un filosofo che immagino tutti voi conoscete perché è stato anche qui al festival, che è Slavoj Žižek, che in uno dei suoi libri riporta appunto una storiella che ha molte versioni, ma insomma la versione che Žižek riporta è quella di una fata che va da lui e gli dice: guarda, io ti voglio fare un regalo, sono così, mi fa piacere farti un regalo, però sappi che se lo faccio, se tu accetti, lo farò doppio al tuo vicino. E questo ci pensa un po', un contadino, ci pensa un po' e poi le risponde: toglimi un occhio. Che è assolutamente esemplare, no? Di quello che stiamo dicendo, è assolutamente molto eloquente. Ci sarebbe moltissimo da dire su un'altra passione che secondo me percorre moltissimo la nostra contemporaneità, anche a livello sociale, che è il risentimento. Non a caso Nietzsche si occupa di tutte e due, e in parte sta bene attento a distinguerle, e non soltanto lui, non voglio adesso annoiarvi con le citazioni, ma insomma Nietzsche e Max Scheler sono due autori straordinari da questo punto di vista. Il risentimento è una parola che oggi sentiamo usare anche molto a livello mediatico, no? C'è il risentimento nel terrorismo, contro l'Occidente, c'è risentimento negli uomini appunto che fanno violenza alle donne, c'è risentimento in moltissime delle situazioni che viviamo. E che cos'è? Appunto la filiazione è la stessa, cioè è un incistarsi dell'invidia, ma non solo. È anche quella passione che deriva dal fatto di pensare che noi avremmo la possibilità di ottenere quello che l'altro ha e di essere quello che l'altro è, ma in realtà non riusciamo ad avere strumenti per farlo. Sappiamo di non avere strumenti per farlo, no? Se voi ci pensate un attimo, al di là, diciamo, delle paure, della assoluta, ripulsa, no? Che tutta questa deriva del terrorismo ci provoca e così via, ecco, a monte di questo c'è probabilmente questa forma di risentimento, no? Cioè da parte di chi sa che non potrà mai essere come l'oggetto della propria invidia, no? Cioè una sorta di appunto impotenza profonda, l'impotenza dell'essere, no? Tornando proprio all'idea della passione triste.
Ma allora ci si chiede, ma è sempre appunto esistita questa passione o è qualcosa che emerge soprattutto in determinati momenti, in determinate situazioni e soprattutto anche chi sono i soggetti dell'invidia? Cioè esiste una particolare figura di invidioso? Beh, insomma, la letteratura, il cinema, eccetera, ce ne hanno lasciate di vario tipo, no? Cioè dallo Iago dell'Otello shakespeariano al Salieri di Mozart. Non so se qualcuno di voi ha visto un film di molti anni fa di Milos Forman, non mi ricordo come si chiamava, ma era sulla storia di Mozart e la storia di Amadeus, bravissimi. È uno dei film che io cito per l'appunto nel libro, perché è proprio, come dire, è archetipico, no? Cioè riesce a dare un'immagine archetipica di questa passione. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che appunto, come tutte le passioni, l'invidia è universale, tutti la proviamo, tutti potenzialmente la possiamo provare, ma fondamentalmente viene associata alle donne. L'immagine delle donne si strappano i capelli, no? Cioè invidia, gelosia, spesso nelle donne tra l'altro si sovrappongono, si mescolano, si intrecciano queste due passioni. Allora per me, per esempio, quando appunto mi sono occupata di questa cosa, è stata una bella prova, no? Perché insomma, la mia prima reazione era no, non è vero, non è giusto, no? Cioè questo è un luogo comune, uno stereotipo e così via. E però a mente completamente aperta ho cominciato un po' ad indagare, a vedere anche proprio le fonti un po' filosofiche, letterarie, eccetera. E sono arrivata alla conclusione che non ha molto senso negare che almeno tradizionalmente le donne siano più invidiose degli uomini, ma tentare di capire le ragioni. E le ragioni stanno nel fatto che, come dire, le donne, come poi ho provato a suggerire, sono costrette all'invidia, sono state costrette all'invidia. Sia chiaro, l'invidia, stiamo parlando dell'invidia tra donne, non dell'invidia delle donne verso gli uomini, che non esiste. Cioè tutta la storia freudiana dell'invidia del pene è una grandissima bufala, per l'appunto. Mentre è molto interessante l'invidia tra donne, perché per l'appunto è, come dire, il segno della costrizione delle donne in sentimenti impliciti, obliqui, non espressi, non manifestati. Quante volte una donna aggressiva si sente dire, ora forse negli ultimi anni sempre un po' meno, ma rimane, no, nel profondo, non sei femminile. Smettila, non sei femminile. Allora le donne non possono esprimere, no? Sentimenti antagonistici espliciti, perché altrimenti perdono la loro femminilità, la loro come dire, immagine materna. Questo naturalmente secondo il pensiero patriarcale. Quindi c'è stata una sorta di costrizione all'invidia, come una sorta di rifugio, no? In un sentimento che però poi appunto diventa ovviamente di fatto autolesionista. Io non so quanto ancora ho se... Ah, benissimo. Sì. No, poi magari appunto lasciamo un pochino di tempo, se volete, per qualche domanda, per qualche chiacchierata e così via. Allora, io volevo un attimo appunto venire sul sottotitolo che, quando mi hanno proposto di parlare dell'invidia qui al festival, mi hanno chiesto, c'è un sottotitolo che vuoi mettere e così via, io ho messo la passione democratica. Perché? La democrazia, le democrazie, appunto, è una passione universale, come tutte, addirittura noi ne troviamo le radici nel mondo greco, non parliamo poi di tutta la tradizione, insomma, da Lucifero
in poi, di tutta la tradizione, diciamo, la nostra tradizione, quella cristiana e così via, ma trova, come dire, il suo terreno ideale nelle democrazie. Per quale ragione? E quindi è una passione di cui vale la pena di occuparsi, perché per l'appunto è una di quelle che è molto presente. Perché? Perché la domanda che vi riportavo prima, no? Perché lei, lui sì e io no, ecco, io ho provato a completarla. Se siamo uguali, perché lei, lui sì e io no? Se siamo uguali, perché lei, lui deve avere più di me essere più di me e così via, no? Questa è la domanda tormentosa, inquieta dell'invidioso, una domanda che non ha risposta per l'appunto, e però è interessante perché la reazione a questo è proprio questo processo di omologazione che oggi distingue le nostre democrazie, no? Questa era un'ennesima intuizione che ha avuto Nietzsche, ma non soltanto lui, per prima di lui un filosofo che ho molto amato, forse meno noto, che è Tocqueville nell'Ottocento. Cioè, l'idea che, come dire, io non, l'altro diventa un rivale e l'unica soluzione che io ho è quella di impedirgli di distinguersi. E quindi Nietzsche diceva, noi tendiamo ad abbassare, l'invidia ci spinge ad abbassare l'altro al nostro livello. Non soltanto a cercare di essere più dell'altro, ma quando questo non è possibile cerchiamo di abbassare l'altro al nostro livello. Che è una cosa abbastanza feroce, se ci pensate, e che di nuovo, ancora una volta, è autolesionista, perché significa poi... Che cosa? Significa quello che vediamo costantemente, che vediamo, diciamo, come una delle patologie del nostro tempo, e cioè appunto il conformismo, no? La mimesi, l'essere tutti uguali, il comportarsi secondo le aspettative dell'altro, no? Cioè nessuno deve eccellere, perché l'eccellere poi comporta questa, l'eccellere dell'altro comporta questa intollerabile ferita narcisistica, no? Perché a monte davvero dell'invidia c'è, insieme al senso di impotenza, questa ferita narcisistica. E allora, che cosa, come rispondiamo per l'appunto? Beh, rispondiamo, ci sono almeno due strategie, due fenomeni macroscopici del nostro tempo, che sono in parte una risposta all'invidia. Uno di questi è il mito del successo e l'altro è il cosiddetto consumismo. Due dimensioni che conosciamo benissimo, di cui sentiamo parlare in tutte le salse possibili e immaginabili, ma forse, ecco, non so, diciamo, stimolo in questo momento è di vedere questi due aspetti della nostra vita a partire dal problema dell'invidia. E beh, appunto, il mito del successo è molto interessante, perché quale successo, no? Cioè, una delle cose che ho fatto quando scrivevo il libro Obtorto Collo, devo dire, è stato di vedermi qualche puntata del Grande Fratello, ahimè. Eh sì, però, come dire, cioè, sono i fenomeni di costume, io poi sono una filosofa sociale, per cui i fenomeni di costume sono assolutamente significativi per capire una serie di cose. E vedendo un paio di puntate, improvvisamente mi sono accorta di una cosa, cioè mi sono chiesta, ma perché, cioè alla fine c'era il vincitore, no? Perché questo ha vinto? Cioè, quali sono i suoi talenti, le sue competenze, il suo curriculum, no? Niente, zero, no? Allora lì ho capito questa cosa importante, che tra l'altro, cioè perché sapete benissimo che il mito del successo non comincia adesso, no?
né nella seconda metà del Novecento, comincia addirittura nella prima metà del Novecento. C'è una cinematografia hollywoodiana straordinaria da questo punto di vista. Ci sono alcuni film che io riporto, come un film bellissimo con Bette Davis, Eva contro Eva, che è sul successo e anche sull'invidia femminile. Se non l'avete mai visto ve lo consiglio perché è veramente godibile. Ma quindi non è che nasce adesso questo mito, ma che cos'è che appunto adesso dà al successo invece questa colorazione nuova? È il fatto che è diventato un mito, cioè il successo è qualcosa, io lo chiamo il successo senza merito e senza competenza, che è una cosa sconvolgente. Perché è sconvolgente? Beh, perché non solo perché appunto spesso si ottiene senza talenti e senza competenze, ma anche perché non c'è nessun investimento, no? Cioè, il successo prima era anche il sacrificio di una vita. Molti dei film hollywoodiani facevano vedere come avere successo significasse anche un po' rinunciare alla vita privata, agli affetti, ai sentimenti, in senso molto, come dire, costruito tutto questo, costruito cinematograficamente, però interessante. Mentre adesso no, non c'è nessuna rinuncia, nessun sacrificio, nessun progetto, mi viene spesso da citare uno slogan, uno degli slogan del tutto e subito, no? Di una pubblicità della Vodafone di qua, ormai di diversi anni fa, fatta da Totti, no? Non so se ve la ricordate, che lui a un certo punto dice life is now, la vita è adesso, la vita è adesso. Io ho trovato uno dei più geniali che la Vodafone abbia fatto, insomma, perché poi fa presa sulla popolazione giovanile. La vita è adesso, cioè tutto, diciamo, il nostro tempo è tutto schiacciato sul presente. La patologia narcisistica non è altro che questo, no? Cioè è un'assoluta rinuncia ad ogni tipo di investimento nel futuro, progettualità, programmazione di sé. Che purtroppo è anche, diciamo, ha delle ragioni anche oggettive quando si dice oggi i giovani non hanno futuro, no? Cioè li capiamo benissimo, ma c'è anche qualcosa in più rispetto a questa dimensione oggettiva e c'è una sorta di fuga soggettiva dal futuro, e una tendenza ad essere schiacciati sul presente. E allora nel presente c'è una lotta senza quartiere. C'è il vinca il migliore, c'è non essere perdente, c'è mobilita tutte le tue energie. Un mito come Steve Jobs, che immagino tutti conosciate, no? Il grande mito, diciamo, di Internet. Cioè, per certi versi è un mito anche positivo, cioè lontano da me demonizzare, ma per altri versi è anche implacabile, no? Cioè, Se vuoi, purché tu voglia, riuscirai. Ma dove mai? Ma chi l'ha detto? Ma appunto la vita è fatta anche di fallimenti, è fatta anche di sconfitte, è fatta di impossibilità e così via e così via. E non è che dobbiamo rassegnarci a questo, ma neanche appunto, no, come dire, innescare questo terribile principio di prestazione, no? Per cui o sei vincente o sei perdente, no? Che ancora una volta, per esempio, nella cinematografia americana è assolutamente schiacciante, no? Questo aspetto. Non la voglio fare troppo lunga. L'altro aspetto, l'altra, diciamo, manifestazione di tutto quello che sto molto rapidamente cercando di accennare è la tendenza al consumo, no? Cioè il consumo è il consumo non più ormai della merce, perché fossimo rimasti al consumo di merce ancora, il consumo oggi è il consumo dei marchi, no? È il segno della distinzione, è il consumo è una dimensione che ha colonizzato tutte le sfere dell'esistenza, no? La politica,
lo sport, le relazioni private, pensate appunto a certi talk show televisivi e così via, un mercato delle emozioni, per esempio, no? Cioè io appunto mi occupo di passioni da tantissimo tempo e quello che noi vediamo oggi è un mercato delle emozioni, no? Continuamente, anche negli spettacoli, per esempio una cartina di tornasole molto interessante è X Factor, che è appena ricominciato, quindi dategli un'occhiata. Ma lì c'è, è straordinariamente interessante perché, come dire, è il mito di una rigidissima e capillare costruzione di sé all'insegna dell'essere se stessi, no? È una cosa di una raffinatezza clamorosa, questo senza negare poi i talenti, il fatto che i giovani hanno tutti tutto il diritto di provarci e così via. E l'altra cosa terribile è questa logica della sfida e dell'eliminazione, no? Oggi nella conversazione con Fahrenheit alla radio, appunto, mi facevano domande su questo. Allora, che cos'è la filosofia, no? Che cosa deve fare la filosofia? Beh, secondo me una dei compiti più alti che la filosofia ha è proprio di rompere la corazza dell'ovvio, perché noi siamo, come dire, costantemente preda di strumenti oppiacei, eh? Cioè ci convincono i mass media, internet, tutto quello che vogliamo, ci convincono che certe cose sono assolutamente normali. La logica della sfida e della eliminazione nel modo in cui poi spettacolare, in cui questo viene fatto passare, io la trovo una cosa atroce. E però mi accorgo che i giovani, quelli che vanno poi a concorrere e così via, la vivono come una cosa normale. Allora, questo è un esempio banale per cercare di dire che cosa, no, può fare la filosofia oggi. Allora, noi consumiamo tutto e all'interno di questa gara al consumo, naturalmente, l'invidia la fa da padrone. No? Perché ci sarà sempre qualcosa che l'altro ha e che io non ho, perché l'altro è qualcosa che io non sono. E adesso mi fermo su questo perché appunto non la voglio fare troppo lunga. Per finire, che si può fare? Ci sono dei rimedi? Beh, è molto difficile perché appunto è una passione che ha delle caratteristiche molto particolari, è molto difficile combatterla, soprattutto in una società come la nostra. I greci, per esempio, avevano inventato lo ostracismo, cioè vai fuori, come dire, fuori dal territorio. Oggi non possiamo farlo perché siamo nella società globale, non c'è più il fuori, siamo tutti dentro, su questo non ci sono dubbi, siamo tutti dentro. E allora che si può fare? Io qui, anche qui, ho avuto, diciamo, un po' di problemi, perché i grandi filosofi del passato, da Bacone, insomma, anche a qualcuno che vi ho già nominato, a Rousseau, di fatto, in una maniera più o meno diretta, più o meno implicita, proponevano i grandi sentimenti. La compassione, la misericordia, l'amore. Ma certo, ma come si fa a dire di no? No? È evidente che se io sono capace di amore, forse sono un po' meno invidioso. Se sono capace di compassione, se sono capace di misericordia, se sono capace di generosità. Però non mi convince del tutto. A volte appunto mi chiedono, ma qual è l'antidoto all'invidia? E io sono arrivata alla conclusione che non c'è un antidoto all'invidia. Non c'è. Così come all'odio si oppone l'amore, all'avarizia si oppone la generosità, alla lussuria si oppone la sofrosine dei greci, la moderazione, no? Eccetera, eccetera. L'invidia non ha un antidoto. Allora, è vero che possiamo, come dire,
fare una cura allopatica con questi grandi sentimenti, però io credo di più in una cura omeopatica, se posso dire, e cioè, come dire, tornare a sé. In termini psicoanalitici si direbbe ritirare la proiezione, dissociarsi dalla logica del confronto, e quando è ancora peggio dallo scontro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire faticosamente, e ciò che non ha niente a che fare né con la rassegnazione né con appunto sentimenti di questo tipo, ma tentare di capire quali sono i nostri desideri più autentici, che è una cosa molto difficile perché appunto i nostri desideri sono continuamente colonizzati dal mercato delle emozioni, però ci possiamo provare. Io la chiamo la strategia dell'autenticità, che è una parola grossissima, me ne rendo conto, però ci possiamo provare, perché possiamo renderci conto che se ci pensiamo un po', tutto quell'investimento che io sto facendo vorticosamente su quell'altra persona non ha alla fin fine ragione di esistere, perché poi anche quella persona ha le sue fragilità, perché poi anche quella persona appunto avrà i suoi fallimenti, ma non perché questo mi debba consolare, no? Ma perché in qualche modo mi riprendo, no? Le mie cose, Torno fondamentalmente a me stesso, a me stessa. E cerco di capire davvero che cosa desidero, no? Cioè una sorta di purificazione del desiderio, Anche questa parola grossissima, Però io sono convinta, e qui davvero finisco, e questo me l'ha molto insegnato il pensiero delle donne, nel quale in parte mi riconosco evidentemente, appunto la filosofia non è soltanto porre problemi. Questo è un compito altissimo, importantissimo. Io, in quanto filosofa sociale, sono decisamente per il pensiero critico, che non ti dà tregua, che non ti fa dormire la notte e così via. Però, allo stesso tempo, dobbiamo anche cominciare a immaginare delle alternative. Dobbiamo cominciare a rimettere in moto l'immaginazione per tentare di capire se ci sono altre possibilità, se ci sono altre possibilità, perché forse ci sono altre possibilità. E su questo, diciamo, che spero sia, diciamo, almeno una conclusione non ottimistica, ma speranzosa, mi fermo. Grazie.